Ciao a tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Io ho appena fatto una pazzia dell'ultimo minuto. Nel senso, per chi mi segue sui social sa che oggi, venerdì 7 aprile, io questo pomeriggio sono tornato da Barcellona perché dovevo fare un lavoro lì con un parco giochi, dovevo fare un video. Sono tornato, ho visto quando sono sceso dall'aereo che Simone Pacello ha caricato un Insta Story da Amsterdam perché era lì per un evento. Allora gli ho detto: io il weekend è libero, dimmi che cosa fai, magari ti raggiungo. All'ultimo minuto. Però lui mi chiama e mi fa: no, guarda, in realtà sto qui solo domani fino a mezzogiorno e poi torno a Milano. Quindi è saltato Amsterdam. Però nello stesso momento ho visto che Favij è andato a Parigi. Ho chiamato chi lo accompagna, cioè l'amico di Favij, e mi ha detto che gli sta organizzando una cena questa sera. Io volevo andare lì a Parigi insieme a loro perché loro hanno un evento a cui devono partecipare, ma nulla di troppo impegnativo. Sono lì un po' per vacanza, per il compleanno di Lorenzo. Mi hanno detto che stasera fanno una cena. La mia idea era di andare stasera tardissimo, dalle 10, l'aereo, e arrivare a mezzanotte. Però a quel punto avrei perso la cena di compleanno. Come ha detto l'amico di Favij, se devi fare una pazzia, tanto vale farla bene. Quindi ho prenotato un volo che parte tra un'ora da Milano, Linate, che per fortuna è vicino al centro, quindi ci mettiamo sempre poco ad andare a Linate. Ho preso l'ultimo biglietto disponibile, e penso di aver reso l'idea, e arrivo lì alle 7:30. E questa in teoria dovrebbe essere una specie di sorpresa per Favij, out of nowhere, ok? Gli ho fatto già gli auguri, non avevo in mente nulla di tutto questo, solo che ho un weekend libero, ho voglia di viaggiare, e ho detto: facciamolo. Eccomi qui, sono arrivato a Linate, ora devo solo fare in fretta perché sono in ritardissimo. Tra 20 minuti c'è l'imbarco e devo ancora fare tutta la parte della sicurezza. Se non avevo il biglietto con il priority, probabilmente non dico che perdevo l'aereo, ma dovevo fare le corse. Penso un aperitivo, cioè, allora, spiedino con pollo e peperoni, sembra, un pomodorino ed una frittata. C'è un tortino al cioccolato, penso, e un panino. Intanto già che ci sono, inizio a lavorare il video di Barcellona perché sarà un bel lavoraccio. Stop computers must be turned Siamo off arrivati. and safely stowed. Recovery. Prima volta che sono il primo a uscire dall'aereo, alla grande. Ora devo prendere un Uber per andare fino al posto dove sono anche gli altri. Sinceramente non ho capito bene se in qualche modo Lorenzo ha o non ha idea del fatto che io stia arrivando. Non l'ho ben capito, lo scopriremo solo quando arriveremo lì. Ho trovato il punto dove arrivano tutti gli Uber, ora lo aspetto e poi ci vorrà più o meno un'oretta per arrivare dove sono gli altri. Speriamo non ci sia troppo traffico. L'autista era strasimpatico, sono arrivato, devo solo capire bene dov'è il posto, si chiama tipo Caffè Ugo, e praticamente ho cercato di attingere alle mie conoscenze di francese che ho studiato alle medie per fargli capire che ero qui per il compleanno di un amico, però in qualche modo mi sono fatto capire, quello è l'importante. Ora, aggiornamento in situazione di Lorenzo, a quanto so, in teoria ha capito o almeno sa che ho fatto questa cosa, non so se ci crede, ora quando mi vedrà forse ci crederà. Bonjour! Ma tu sei scemo! Ti ho detto! Ma tu sei scemo! Monsieur Power! Bonsoir! Come sta va? Come sta va? Ma che problema? Bella, oh. Visto che stamattina ero a Barcellona e ti ho fatto gli auguri via WhatsApp, ho detto vabbè, vado a Parigi. Ma non è a fare gli vero! Auguri a A fare Lorenzo! gli auguri, frate! Grazie! Ma come? Non è possibile! Eh? Nice to meet Salvatore. you, Salvatore. Nice to meet you. Ovviamente quando arrivi a Parigi cosa fai? Prendi un bel... Ah, eccolo! Il drink fiammeggiante. Ora ti prende fuoco la maglia. Soffia! Questa benzina mi dà fuoco. Va bene. Perché prende fuoco tutto? Cos'è? Ovviamente siamo qui con degli amici di Lorenzo che è nato e cresciuto qui a Parigi. Ovviamente la prima cosa che fai quando arrivi a Parigi è prendere una coppa di champagne. Come si fa cin cin in... Cin cin? Non so che... Enchanté. Raga, io non ci sono il Paolo. Non so se c'è il Paolo.
che è buono questo show. Buonissimo. Siamo qui in questo ristorante bistro che fanno robe tipiche francesi. E qui questo Lorenzo ha prenotato il compleanno Lorenzo. Di questo Lorenzo. Dan dan dan. Di due Lorenzo. È un regalo qui, È un regalo, È un regalo. Che in realtà è il biglietto di ritorno a Milano che ha detto ci ha rotto il cazzo. Siamo a cena ora, siamo in questo, come dicevo, questo bistro francese del sud della Francia che fa specialità. E qua è pieno di il menù è tutto in francese, quindi ci sono i nostri amici francesi che ci stanno aiutando. E c'è anche un vino particolare qui a base di anice, che a me non piace tantissimo, però lo voglio assaggiare. E ho chiesto se c'erano le escargot, però non ce le hanno. Sei triste, vero, che non hanno le escargot? Sei molto triste. Però non ti preoccupare, poi troviamo un posto che fa le escargot e le mangiamo. Grazie. Sarà il culmine di questo weekend, escargot. Grazie. A colazione escargot. Escargot, grazie. Ribs, piccolo. Shrimps. No, lo capisce solo lui. Attenzione, mi chiedono il vlog. Ha detto di aspettare a versare il vino perché dobbiamo fare giustamente il vlog. Come stai messo Lorenzo? Io ti vedo un po'. Io ti vedo un po' più su più bene. Allora Tom, che sto ci fai? Comunque. Ma... quello fai vlog per me. Ah, in francese. Sto facendo neanche più io. In francese. Donde acqua? Wait. You have to pour wine like an Italian. So with one hand you have the bottle and with the other hand you have to do like this. Come versare il vino all'italiana, esatto. Ok. So, ça c'est l'acqua, acqua, acqua. E ça c'est le pastis. Ok. Tu mets du acqua. Monsieur et l'autre. Et c'est prêt. Merci. Questa è la tattuglia. Raga, abbiamo ordinato una tattuglia. Non so chi se lo ricorda, ma c'è un cartone animato che si chiama Ratatouille, c'è il topolino e quindi dovevo prendere la tattuglia. Questo è il patis. In San... Campai. Questa è la Ratatouille, ragazzi. Per chi non se lo ricordasse, oltre al fatto che sono fuori fuoco, ma nel film quando uno assaggia la Ratatouille rivive certe emozioni che ha provato da piccolo. Comunque qui è tutto mignon. Cioè, questo è il parmigiano che di solito metto nell'antipasto. In questo ristorante le cose sembrano buone, ragazzi, ma c'è un problema: la luce è tutto giallo. Quindi o fai una color correction della Madonna o si vede tutto come fossero illuminati dalla peggio luce degli anni 60. Detto questo, io ho ordinato il risotto alle capesante. Tu hai ordinato una bistecca. Tu cosa hai preso? Lui è la bistecca d'anatra. Ah, bistecca di anatra da Fidac. Io e tu? E tu il tonno. E loro anche l'anatra, mi sa. Ditemi se lui non sembra Zeb 89 tra 30 anni con un po' di ciccia. Ditemelo. Il grande Zeb, grande, sei tu. Marcio. Lo sgoccio, la penzola, Marcio. Cade a pezzi, duri, lo sudicio. È lui. Io ragazzi ho tirato fuori la reflex, ora andiamo a fare qualche foto così vi esercito anche di notte. Grazie Lorenzo per aver offerto la cena. Prego, prego. Non so se lo offre. Come gli italiani offrono la cena. Dovete sapere che Favij è talmente famoso che ha la carta di credito con la sua faccia sopra. Aspetta. Quando fai un film succede questo. Cazzo, ne devo fare anche un film. Aspetta che copro la LED. Questa è la faccia di Favij quando ancora non era Playboy. Cos'hai, una carta di credito? O come offrono gli italiani? Esatto. Quando mi hanno passato il link di questo hotel, io ho visto che questo chiappa, ha detto ma dai, prendiamo. Non sapevo che avesse tipo 32.000 piani. Ora siamo al piano 22. La nostra stanza è 2.200. Questa è la stanza di Favij. Abbiamo messo questa alle 8, alle 9, non so verso che ora. Una bella francesina. Gli entrerà in camera. No, no, non c'è questo, entro in asta. Ciao, saluti. A te sei qua? Sì, ciao. Ok, aspetta che lo faccio pure a te. Notte. Ci vediamo domani. Ho bisogno della carta, non dimmi che ho bisogno della carta. 2301. Mi sa che sono proprio sopra l'Alto Lorenzo. Ah, io non ho bisogno della luce? Non ho bisogno della... Non ho bisogno, e dai, eh. Allora, questa è la stanza. In realtà sì, è uguale a quella di Lorenzo. Che bello! Vabbè, in realtà la vista è la stessa degli altri. Però che bello! Qua ci va un bel time lapse, raga. Ragazzi, questa è stata una giornata piuttosto movimentata. Ed è anche il primo volo last minute che prendo nella mia vita.
in generale. Stamattina mi sono svegliato a Barcellona alle 7, alle 10 ho preso un aereo che andava a Milano, all'1 più o meno sono tornato a casa, ho salutato Stefano che andava a Firenze, ho riempito la gabbietta di mangime per i porcellini d'India, gli ho messo l'acqua e tutto quanto. Anzi, un prossimo acquisto sarà di sicuro la webcam, così metto una webcam in quella stanza e dal telefono così posso vedere se dormono, se fanno cose. Poi ho preso un volo per Parigi e ora è 1:30 di notte. Figo. Prima di concludere il video, tour della stanza. Questo è il bagno, abbastanza, ma bello grande. C'è il WC che è a parte, non si sa bene perché. C'è l'accappatoio nella busta addirittura. Due accappatoi. Ciao, vasca da bagno che ora riempio e faccio un bel bagnone. Scrivania super top dove mettere a renderizzare i video. C'è il tè? C'è il kit di benvenuto? Sì, c'è raga, c'è il kit di benvenuto. Posso aprire qui? C'è il kit di benvenuto. La grande, io mi faccio un bel tè. Anzi, se c'hanno la camomilla meglio, così dormo. E questa invece è la vista, che vedrete meglio tramite un timelapse nel prossimo vlog. E questo è il letto. Io sono venuto qui per vedere Parigi e si dà il caso che fosse anche il compleanno di Farid J, abbiamo unito le due cose. Facciamo il test del letto. Comodo. In questo vlog è tutto, aspettatevi un altro vlog dei prossimi due giorni qui a Parigi, un vlog più serio, userò anche la reflex e niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ciao, torno a tutti. We'll be right back.